E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video della nostra serie di Minecraft Ida. Oggi andremo a completare quello che avevamo iniziato durante la nostra live e cercherò di automatizzare un pochettino il tutto. Detto questo, vi invito a lasciare un like, cercherò di superare i 1423 like per il prossimo episodio. E detto questo, li possiamo iniziare subito. DEFCON 1. Ok ragazzi, ed eccoci qui. Allora, è notte, vabbè, andiamo a dormire. Allora, oggi ho un bel po' di pane e dobbiamo raccogliere adesso dell'acqua e fare delle fence, dei cobblestone wall. Le rotaie già ce le abbiamo perché abbiamo fatto la farm infinita di rotaie. Infatti qui abbiamo un fracco di rotaie, adesso le pigliamo tutte. Pigliamo queste, pigliamo anche queste qua. I cart ci servono naturalmente, ne pigliamo due. Prendiamo un bel po' di oak, delle fence. Qua c'è del vetro bianco, molto meglio, perfetto. Quasi quasi utilizzerei questo red glaze terracotta, visto che non lo stiamo più utilizzando, per fare poi il pavimento di tutto quanto. E basta. Ok, dovremmo avere tutto, ecco qua ci sono già le fence belle fatte, top. Perfetto, praticamente ragazzi abbiamo tutto quanto, tranne i cobblestone wall, ecco. Eccoli qua, i cobblestone wall. Infatti mi ricordavo che li avevamo già fatti per fare il buco nel Nether. Perfetto ragazzi, abbiamo tutto l'occorrente. Quindi torniamo adesso ai nostri villager. Off camera ho portato un altro villager ed ho ucciso quello verde, come avete consigliato voi nella live. Perché mi avete detto che quello verde non serve a nulla, anzi può dare in traccio agli altri mentre si accoppiano, insomma fanno la magia, ecco. Se no il video non finisce più nella categoria family friendly. Allora, eccoli qua, ho portato i cartografi perché comunque è utile, perché lo possiamo poi sfruttare successivamente per trovare la mappa per la magione. Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto dobbiamo prendere uno di questi villager e portarlo qua sopra. Però dobbiamo fare una cosa particolare, ovvero dobbiamo fare qui una piattaforma di circa, facciamo 3x3 dai. Prenderò delle porte, ecco, non abbiamo fatto le porte, me l'ho dimenticato, vabbè, le facciamo qua sotto. Tanto così ne abbiamo 3, ce ne servono, boh, ne facciamo 9. Anche se forse se bastavano. Ok, dobbiamo mettere sulle porte tutto attorno. Entriamo di qua, ne mettiamo un'altra qui, altre 3 qua. E questo qui è un bug bello e buono. Però ok, facciamo così. Adesso approfittiamo del punto del bug per fare il tetto. Quindi andiamo a fare un tetto così. Perfetto. Insomma ragazzi, è la classica farm che tutti quanti voi conoscete, ovvero quella per appunto far spawnare più villager. Fatto questo, andiamo adesso a rompere qua. Ok, ma scrivetelo nei commenti che sono ritardato, perché le porte le avevamo qua sotto. Adesso lo facciamo, dobbiamo fare noi ragazzi un buco qui. Quindi prendiamo la nostra bellissima pala, così, e cominciamo a scavare un bel poco. Ok, adesso scaviamo un pochettino, così, perfetto. E direi che d'altezza ci siamo, sì sì, ok. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima di tutto prendere i nostri cobblestone wall e metterne uno qua sotto, un altro qua sotto ed una... Mi sa che abbiamo fatto su qui, era troppo grande, già. Vabbè, facciamo così, un altro qui e poi un altro qua. Adesso scendiamo di nuovo sotto e mettiamo questo qui, questo qui, questo qua e questo qui, a posto. Infine, pigliamo un blocco di terra, tanto ne abbiamo un sacco. Andiamo qua e praticamente qui andiamo a mettere adesso un altro cobblestone wall. Perfetto, praticamente questa parte qui è finita. Adesso prendiamo il vetro e lo andiamo a mettere di lato, tipo così. Che è sia per estetica ma anche per proteggere i villager in caso di mob o altre entità che possono, diciamo, colpirli, ucciderli, fargli del male, insomma. Perfetto. Fatto questo, qui volendo possiamo adesso coprire il tutto in questo modo. Dobbiamo spostare i villager qua dentro. Però prima di tutto spostiamo un villager qua sopra, dove avevamo fatto tutto il sistema con le porte. Ma la webcam è spostata malissimo. Ok, un pochettino sistemato meglio la webcam, perché mi sono accorto che era storta. Allora, adesso dobbiamo fare una cosa, dobbiamo portare un villager da qua sotto a qua sopra. E possiamo farlo nel seguente modo. Pigliamo delle altre rotaie, quindi eccole qua. Mettiamo così, così. E qua non possiamo girare. Però possiamo fare così e ora possiamo appunto girare. Facciamo qua, apriamo la porta e lo portiamo qua dentro, ecco, dobbiamo levare anche la porta. Perfetto. Rompiamo adesso questa rotaia e vediamo se riusciamo a fare questo collegamento qui. No, però noi possiamo farlo così. Perfetto. Facciamo in questo modo e subito dobbiamo sbrigarci prima che scappano i villager. Quindi prendiamo un cart. Pigliamo ora un cart
Ok, uno lo faccio subito partire là sopra. Ottimo, rompiamo la rotaia. Rompiamo adesso qui. Questo qua, rompiamo. Scusa, non volevo. Ok, arrivederla. Ottimo, queste qui possiamo tutte romperle. Qua andiamo a ricollegare il tutto. La leva ce la possiamo adesso prendere. Perfetto, ottimo. Rompiamo qua e mo li spingiamo direttamente. Quindi vai là dentro. Ecco, iniziamo con te. No. Ma ragazzi, what? Come è arrivato questo qui? No, no, raga, ma stanno facendo i figli così direttamente. Guarda, ma è un trisom questo coso. Stanno facendo a tre, ragazzi. Ma che cosa? No, perché mi guardi? No, devo bere un po' d'acqua qua. Mi guardano come se sono quello... Vabbè, mi giro, scusatemi. Esiste l'F5 però. Ti conviene girarti perché te la posso mettere dietro te. Anzi, no, aspettate, è meglio che non mi giro, non sa mai, mi fanno qualche scherzo da dietro. Allora, ragazzi, calmi. Facciamo così, uno lo lasciamo qua, direttamente. Gli altri li portiamo là sotto, perché ci saranno le forze là sotto. Quindi, mo, vai là sotto e non rompere le scatole. Ok, ma dobbiamo spingerlo qua dentro. No, volevi... Ah! Ok. Ora, voi due, che state facendo qua? Vai, tu, Viola. Ma prova a fare una cosa. Prendiamo il secchio d'acqua. Fregato. Perfetto. No, è uscito l'altro. No, vabbè. No. No! Oh! Io ammazzo. È uno. Sì. No! Dove stai andando tu? Entra, bravo! Che benessere! È top! E adesso, ragazzi, noi dovremmo mettere il secchiello d'acqua lì per farli alzare. Ma di sotto mettiamo la fence. In tutto questo, non ho messo una torcia, non mi sono portato torce io. Proviamo adesso a mettere l'acqua. Così. E una fence. Eccola qua. La mettiamo qua sotto e leviamo subito l'acqua. Perfetto. Ok. Io qui volevo metterci l'altro cobblestone wall, ma non ci riesco. Me lo blocco. Questo qui si mette in mezzo al blocco e non lo fa piazzare. Vabbè. Adesso, ragazzi, cosa andiamo a fare? Facciamo velocemente il pavimento. Perché noi vogliamo dare un tocco di stile a questa gabbia per cose, insomma. Le mettiamo attorno in questo modo. Mettiamo poi altre fence qua, altre fence qui. Questa qui invece la andiamo a spaccare, perché adesso facciamo, diciamo, il sistema automatico per prendere poi i villager. Che è una cavolata, ragazzi, veramente una cavolata. Allora, cosa facciamo? Noi abbiamo fatto una leva. La prendiamo e la piazziamo qui. Mettiamo una qua e ho messo male queste fence. Perché devo mettere qui e qua. Ok, mettiamo anche queste qua, perfetto. Allora, adesso pigliamo le rail. Quindi, rail. Mettiamo qua, così. Un'altra qui. E adesso, ragazzi, una cosa importante. Sì, questa qui la leviamo un attimo, va? Mettiamo della dirt, tanto non ci importa che blocco utilizziamo. Poi adesso me la abbelliremo in un secondo momento, ragazzi, però non ci interessa. Magari pigliamo la pala, eccola. E adesso pigliamo delle altre rotaie, posso prendere anche queste qui, quelle Powerade. Le mettiamo così che salgono, perfetto. Prima delle altre rotaie, praticamente il tutto è finito. Adesso vi spiego un pochettino il funzionamento. Pigliamo questa leva, la mettiamo tipo qua, per accendere il tutto. Adesso cosa facciamo? Mettiamo qui la rotaia, qui un'altra powered rail, in modo che fa questo giro. E poi prendiamo un'altra powered rail e la andiamo a mettere qua, così. In modo che quando noi adesso andiamo a spingere giù un kart, guardate. Spingiamo giù il kart, ma ci mettiamo noi sopra, guardate, andiamo così. Scendiamo, facciamo questo giro e risaliamo di nuovo sopra. Così funziona alla perfezione, perfetto. Ripigliamoci il kart. Ora qui noi pigliamo un blocco di vetro e lo andiamo a mettere praticamente così. Ora noi non possiamo uscire e infatti devo spaccare il vetro, mannaia. Facciamo così, mettiamo il vetro, pigliamo delle altre fence e andiamo a mettere qua al giro tutte così. In questo modo non potranno uscire i baby villager, però il kart passa in mezzo al blocco di vetro. Infatti adesso ve lo faccio pure vedere, guardate. Pigliamo il kart. Sì, perfetto. Lo spingiamo e guardate, passa in mezzo al blocco, ritorna e sale di nuovo sopra. Top. Perfetto. Adesso, ragazzi, manca l'ultima cosa, ovvero quello di dare praticamente da mangiare ai villager. Dobbiamo buttargli il pane. Tac. Ok, adesso loro dovrebbero consumarlo
E a breve, dopo circa 5 minuti, dovrebbero fare il primo, non cucciolo di Village, vabbè, insomma, avete capito. Oh, guardate come si guarda intensamente negli occhi, che naso. Perfetto, ragazzi, nel prossimo episodio andremo a vedere se il tutto funziona correttamente. Quindi ragazzi, questo episodio finisce qui, spandissimo, vi sia piaciuto, speriamo che questa farm di villager funziona, così nei prossimi episodi potremo iniziare a fare la farm di ferro. Detto questo, come sempre, invito a lasciare un like e a scrivere qua sotto un commento con tutte le vostre idee o opinioni, e infine, se ancora non siete iscritti al canale, invito ad iscrivervi cliccando la vedete che sta cucendo lo schermo, se già l'avete fatto, potete cliccare a sinistra adesso e vedere un altro mio video. Nada ragazzi, questo episodio finisce qui, noi ci vediamo oggi pomeriggio alle 18 con il secondo video del giorno. Ciao a tutti!